rivoluzione religiosa e di costume nell'Antico Egitto. Perché? Perché fino a quel momento la divinità principale era Amon, e c'erano Ramon, per meglio dire, e c'erano anche divinità minori. Invece Akhenaton decise di abolire le altre divinità, di rendere unica divinità Aton. Lui era il sacerdote unico di questa divinità e sciolse anche tutto il clero di Amon, un clero molto ricco e molto potente. E per di più, cosa ancora più strana, richiamò l'esercito imperiale dai confini dell'impero per mettere a costruire una nuova città, cioè una cosa che inaudita. Richiama l'esercito imperiale, e l'esercito imperiale non si rivela, si mettono a fare i muratori da che erano soldati imperiali, i sacerdoti di Amon, che avevano all'epoca un potere immenso, si stanno zitti, si fanno sciogliere gli ordini religiosi, non spariscono completamente, vengono tolti anche tutti gli oggetti preziosi di cui erano riccamente addobbati e conservavano, e in più anche la nobiltà stessa, che in quel periodo, che era stato fino ad Amenofi III il periodo più florido di tutta la storia dell'Egitto, anche i nobili non fanno niente per cercare di detronizzare, di togliere il potere alla Akhenaten, e quindi indisturbato inizia la sua rivoluzione, una nuova divinità, una nuova città, che a questo punto decide anche di costruire una nuova città. Adesso ecco qui la città di Akhenaton, e praticamente era una città di metropoli di 10 km lungo il corso del Nilo, dove appunto c'era una zona riservata alla nobiltà, una zona riservata al faraone, quindi con tutta la corte del faraone, e poi c'era la zona dei commerci, come una città, veramente una metropoli dell'epoca, che fu costruita in pochi anni dall'esercito imperiale. E in più questa divinità, che aveva tre caratteristiche fondamentali. La prima era l'unica divinità, perché non si ammettevano oltre altro da nessun'altra divinità. Non aveva una personificazione e non poteva essere nominato. Se ci pensate bene, queste tre caratteristiche, non poter essere nominato, non aveva un'immagine, una personificazione, e essere l'unica divinità ci fa pensare immediatamente, a tutti in mente, al Dio degli ebrei. Quindi qualche cosa di veramente stupefacente era successo in quel periodo. Stiamo parlando più o meno del 1360, perché il regno del faraone Amenofi III va dal 1389 al 1359, quindi è qualcosa di veramente catastrofico, qualcosa di veramente epocale doveva essere successo per poter permettere ad Akhenaton di apportare una così grande novità nella vita, nel tessuto sociale dell'Egitto. Che cosa poteva essere successo? E qui vediamo un pochettino di andare. Allora, che Akhenaton aveva come moglie Nefertiti, questa era la prima moglie, che era la grande moglie, però aveva tutte figlie, solamente figlie femmine, quindi Maritaten e Kia era la famiglia. Praticamente Akhenaton
c'era questo fatto, il nuovo regno, i faraoni negli ultimi anni del regno si associavano, prendevano faraone anche il loro successore, e quindi questo poi ha creato un po' di grattacapi agli archeologi, perché praticamente se un faraone aveva regnato 25 anni, però magari gli ultimi 5 anni aveva regnato anche con il correggente, diciamo la datazione del regno del correggente partiva dagli 5 anni precedenti, per cui si accavallavano 5 anni, ed era poi complicatissimo capire le date degli avvenimenti. Quindi aveva associato Amenofi IV a Akhenaten come correggente, e a sua volta Akhenaten aveva associato come correggente un personaggio che probabilmente potrebbe essere, diciamo, il proprietario della tomba 55, perché il personaggio che aveva associato come correggente era un faraone pochissimo conosciuto, che diciamo solamente alcune immagini sono viste, si chiamava Semenkhara. Questo Semenkhara appunto era regnato per pochi mesi, perché alla morte di Akhenaten, dopo meno di un anno, già c'era il faraone successivo, che era quindi Tutankhamon. E il marito, cioè la moglie di Semenkhara era Maritaten, che era la prima figlia di Akhenaten. Infatti, quando un faraone non aveva eredi maschi, e quindi associava un erede, diciamo, non diretto, per garantirgli, per autenticare la sua incoronazione, e gli si dava in moglie e in sposa la prima figlia. Quindi Semenkhara aveva come moglie Maritaten, e probabilmente proprio loro furono i responsabili, Semenkhara e Maritaten furono i responsabili, diciamo, della prima parte, diciamo, di questa profanazione della tomba 55, perché questa tomba 55, diciamo, in un primo momento fu attrezzata, fu profanata per, diciamo, per Akhenaten, perché Semenkhara e Maritaten decisero di, appunto, mettere la mummia in una maniera tale che potesse, diciamo, avesse delle caratteristiche femminili e delle caratteristiche maschili, e qui anche c'era un motivo, perché il dio Aton era un dio androgino, e quindi giustamente ci volevano delle caratteristiche maschili e delle caratteristiche femminili. Quindi loro decisero di sistemare la mummia di Akhenaten in maniera tale che avesse, appunto, delle caratteristiche femminili, e poi diciamo la richiusero per sigillarla, e quindi lasciarla riposare. Ma a questo punto che cosa è successo? Che anche Semenkhara è morto prima di un anno di regno, e a Semenkhara è successo Tutankhamon. Però siccome aveva solo 8 anni, gli fu subito fatto sposare un'altra figlia di Akhenaten, sorella di Maritaten, sempre per il solito motivo, per poterlo autenticare nel regno, e diciamo in effetti il regno fu gestito dal primo ministro, dal visir, il gran visir, che era Eye, e furono loro a questo punto a fare ancora un nuovo cambiamento, cioè levarono come divinità principale Aton e ritornarono al culto di Amon, però senza ripristinare quelli che erano i privilegi del clero di Amon. Quello non fu ripristinato, e diciamo tolsero la capitale da Akhenaten e riportarono la capitale a Tebe, e dopo alcuni anni, perché evidentemente non erano ben visti dalla popolazione, ritornarono con la capitale all'antica capitale che era Menfi. E che cosa fecero Eye e Tutankhamon? Profanarono nuovamente la tomba di la tomba 55, quindi la tomba di Akhenaten, dove era stato
colpa che hanno, quindi riunitelo alle tante della sua tomba, insieme a lui e Nefertiti, dove appunto è stato trovato nel 1898, se non sbaglio, e quindi ci misero in questa tomba 55, misero la mummia del faraone assieme a Ka. E a questo punto spogliarono la tomba di tutti gli oggetti sacri e di tutti gli oggetti preziosi che c'erano, levarono tutte le decorazioni, e questi oggetti preziosi della tomba di Semenkara furono rimessi poi alla morte nella tomba di Tutankhamon, che era 13 metri lontano e di fronte alla tomba di Semenkara, quindi alla tomba 55. Perché fecero tutto questo? E qui c'è da rivedere un po' che cosa era successo in quegli anni, perché praticamente la geologia, degli studi geografici hanno dimostrato che intorno al 1360 c'è stato un grosso cataclisma nel Mediterraneo orientale. Questo cataclisma nel Mediterraneo orientale era praticamente quello che noi conosciamo oggi come l'eruzione dell'isola di Tera, dell'isola di Santorini, che aveva una bocca, un diametro di 51 km, quindi fu un'esplosione, un'eruzione spaventosissima. E evidentemente quando nel 1360, verso la fine del regno di Amenofi III, di Akhenaton, quindi Amenofi IV, ci fu questa esplosione, dovette succedere qualcosa di veramente catastrofico. Cioè praticamente teniamo presente che le coste dell'Egitto sono a non più di 800 km dall'isola di Tera, di Santorini, e quindi le ceneri, le polveri dell'eruzione sono arrivate nel giro di un paio di giorni, massimo tre, sull'Egitto, e hanno chiaramente oscurato, hanno provocato tuoni, fulmini e piogge. Per di più c'erano piogge acide, queste piogge acide hanno ucciso anche i pesci, quindi se ci fate caso stiamo parlando di quelle che poi nella Bibbia, nell'Esodo, vengono nominate come le piaghe d'Egitto, quindi grandi piogge, l'oscurità, la morte dei pesci, chiaramente con la morte dei pesci che chiaramente galleggiavano, si è avuto un aumento, una proliferazione di rame, rospi e insetti, e anche queste sono state delle piaghe di Egitto. E per di più noi dobbiamo ricordare che in quel periodo, come dicevamo prima, c'era in costruzione la città di Ramses, che era la vecchia Aris. Quindi ritorniamo un attimo indietro e ci ricordiamo che praticamente non negli Ixos, i principi del deserto, quindi con le popolazioni semitiche, che intorno al 1780-1800 avanti Cristo avevano iniziato a conquistare, a portarsi nel basso Egitto, nell'Egitto settentrionale, quindi erano arrivati in massa, e fino a che nel 1720 queste popolazioni avevano proprio conquistato il basso Egitto, fino al punto che poi i re tebani avevano a loro volta riconquistati. Però tutti questi Ixos, tutti questi semiti che si trovavano in zona, chiaramente furono fatti schiavi, e in quel momento si iniziò la costruzione della città di Piramses e furono messi quindi a costruire questa città. Quindi ci troviamo che, diciamo, come periodo, se facciamo, siccome la scienza attuale ci dice che questa eruzione di Santorini è avvenuta intorno al 1360 a.C., e teniamo conto che le indagini al radiocarbonio, le datazioni al radiocarbonio hanno detto che praticamente, ci dicono praticamente che nel 1315 a.C. c'è stata la distruzione della città di Gerico, che è stato il primo atto dell'ingresso degli ebrei nella terra della Palestina. E quindi se a questi 3.000
15 aggiungiamo i 40 anni della peregrinazione nel deserto, arriviamo al 355 e con un'approssimazione che il radiocarbonio non è mai precisa, un'approssimazione di 4-5 anni, arriviamo a quella stessa data del 3160 a.C. che avevamo detto prima a proposito dell'eruzione dell'isola di Santo Stefano, l'isola di Tenere. Quindi i due avvenimenti potrebbero essere coincisi. E a questo punto cerchiamo di spiegare anche il famoso attraversamento del Mar Rosso. Il Mar Rosso significava nient'altro che il mare di carne, e noi sappiamo che nella zona nord dell'Egitto, c'è praticamente qua un lago salato, che è il lago di Manzala o Manzala, che è separato dal Mediterraneo da una sottile striscia di terra ed è lunga più di 50 km. Probabilmente, come succede sempre quando c'è una eruzione che avviene in mare, chiaramente c'è il maremoto, quindi sappiamo che tragicamente per quello che è successo, parliamo pure di terremoto dopo le misure per dire, tragicamente quello che è successo pochi anni fa nel Pacifico, che praticamente si ha prima, le acque si ritirano e anche si possono ritirare anche di molto, quindi praticamente questa sottile striscia di sabbia che dicevo divideva il lago di Manzala dal Mediterraneo è rimasta completamente scoperta, questo per alcune ore. Questo potrebbe aver permesso l'attraversamento e il passaggio degli ebrei. Poi chiaramente c'è stata l'ondata, lo tsunami, e quindi probabilmente nel momento in cui sono arrivati le truppe del faraone, devo aver sommesso. Che cosa può significare questo? Che se tutto questo è vero, ci possiamo spiegare che cosa ha portato prima Menofi III, che era un devoto di Amon, che aveva costruito e dedicato molte statue ad Amon, a passare all'improvviso al culto della dea Sekhmet. Perché la dea Sekhmet? Perché la dea Sekhmet era la dea della distruzione, e secondo la leggenda dell'antico Egitto, questa dea Sekhmet già in precedenza aveva cercato di distruggere l'Egitto, e solo grazie all'intervento del padre di Ra si era riuscita a evitare questa catastrofe. Quindi si pensava ancora che fosse stata questa dea Sekhmet a voler distruggere l'Egitto, e allora il faraone Menofi III subito provvide a costruire, ma infatti noi storicamente sappiamo che nell'ultima parte del suo regno a Menofi III aveva fatto costruire forse il doppio delle statue che in precedenza aveva fatto costruire per il dio Amon. Intanto era coreggente a Menofi IV a Akhenaton, evidentemente era rimasto impressionato, spaventato da tutto quello che era successo, sapeva appunto perché vivevano in quella zona degli ebrei, della religione degli ebrei, e quindi ha pensato, siccome c'era questa divinità minore, che era un dio minore dell'Egitto, il disco solare praticamente Aton, ha pensato bene che diciamo è questo dio Aton, che non era affatto un dio minore secondo lui, era rimasto deluso dal comportamento degli egiziani che adoravano altre divinità, Amon, Oro, eccetera, e quindi si era vendicato provocando queste catastrofe. Quindi ecco perché pensò bene di cambiare tutto quello che era l'ordinamento religioso egiziano e di creare una nuova religione. Questo ci potrebbe spiegare anche il motivo per cui non c'è stata una ribellione del clero di Amon, che quando è stato depauperato dei propri poteri non ha detto niente. Questo ci potrebbe spiegare perché la nobiltà non ha reagito, perché evidentemente anche la nobiltà
città spaventata per quello che era successo, era rimasta diciamo impotente di fronte a questi cambiamenti, e anche perché l'esercito imperiale che era stato richiamato e messo a costruire la città di Arietato non aveva detronizzato il faraone Akhenaton. Quindi questo ci potrebbe spiegare, questo potrebbe essere quella catastrofe, quel grosso avvenimento che aveva portato, che aveva diciamo invogliato almeno un quarto Akhenaton a cambiare tutto quello che era l'impalcatura religiosa dell'antico Egitto. E ci può spiegare diciamo qualcosa anche della tomba 55, perché che cosa è successo? Alla morte di Akhenaton e negli ultimi anni del regno di Akhenaton, nonostante appunto che tutto fosse stato a questo punto dedicato a questa nuova divinità, ma le diciamo continuavano le disgrazie, perché in effetti la popolazione continuava a diminuire, e c'erano malattie, ma di questo oggi ce lo possiamo spiegare, perché ci devono essere state una serie di virus dovuti proprio a, come conseguenza a questo cataclisma dell'isola di Santorini, a questa eruzione di Santorini, quindi una serie di infezioni virulente che avevano provocato quindi una decimazione della popolazione. Questo lo sappiamo perché, a parte appunto che si è visto una diminuzione della popolazione d'Egitto, ma lo stesso è successo tra le popolazioni vicine, a partire a parlare degli Ittiti, a parlare delle altre popolazioni che confinavano con l'Egitto. Quindi questa situazione non era successa solamente in Egitto, ma anche nelle popolazioni vicine. E allora che cosa ha pensato? Anzi, prima di